Questo progetto nasce nella nostra classe, l'attuale quinto D del Liceo Scientifico Rosetti, dopo aver studiato la satira 1-9 di Orazio. È un progetto che ha interessato e entusiasmato tutti quanti noi, nonostante le varie difficoltà che abbiamo trovato nel registrare un video e parlare effettivamente in latino, è stato un progetto splendido. La realizzazione del progetto è stata possibile anche all'aiuto dell'archivio storico, perché siamo riusciti a trovare un contesto, diciamo, non moderno grazie alla parte alta di San Benedetto del Tronto, e abbiamo girato anche una scena, la scena della Sabina, all'interno proprio dell'archivio storico. Poi vediamo questo video, si può avere questo video per pubblicarlo poi? Sì, senz'altro, sarà anche presente sulla pagina Instagram dell'archivio storico, l'archivio storico SBT, e sarà caricata lì. Perfetto. Io sono uno degli attori di questa rappresentazione e rappresento appunto il seccatore, che è questa persona fastidiosa, assillante, che gira intorno ad Orazio per cercare delle raccomandazioni, una figura purtroppo anche ancora attuale. E di conseguenza... Meno male che è ancora attuale, perché purtroppo... E quindi di conseguenza bisogna anche... È quasi una scuola di recitazione questo progetto, perché per effettuare un personaggio del genere bisogna metterci la mimica facciale, il linguaggio del corpo e molte espressioni dette con un certo pathos in una certa maniera. È più da liceo classico, insomma. Sì, come progetto sì, è una cosa molto basata quindi sul latino e quindi sì. Complimenti in un liceo scientifico che diamo spazio anche a questo tipo di cultura.